Perché c'è un gruppo che, nonostante fosse opposizione, questa è l'altra balla che vi raccontano, la Lega non ha mai fatto niente perché non poteva, no, noi da opposizione abbiamo insistito così tanto su questa cosa che oggi tutti ne parlano. Loro ne parlano per paura di perdere il consenso elettorale, noi ne parliamo semplicemente, come dovrebbe essere, perché era il nostro primo punto del programma. Questa è la differenza fondamentale, si chiama coerenza. Si chiama rispetto dell'elettorato, perché poi non tutti sono attivisti, non è che ci puoi prendere in giro. Buona parte di chi ci vota è semplicemente un elettore. Questa gente, se tu non rispetti il programma elettorale, la stai tradendo a prescindere, perché con l'attivista magari ci parli e capisci perché avete cambiato un po' idea su alcune cose. L'elettore ti ha dato un mandato su quel programma, quindi quando tu cambi idea, l'elettore è tradito automaticamente. Questo è quello in cui sono esperti i partiti. Io mi ricordo quando il PD alle politiche 2013 faceva la campagna elettorale contro gli F-35 e per il ritiro dalle truppe dall'Afghanistan. Io in Parlamento in 2 anni ho visto un decreto di rifinanziamento missione ogni 6 mesi, il PD l'ha sempre votato in blocco e dentro c'erano ancora F-35 e Afghanistan. Ora tra l'altro ci vogliono portare in Libia. Noi abbiamo definito la gestione, la proposta della Mogherini sui flussi migratori come la guerra dei due Matteo Salvini e Matteo Renzi, perché è impensabile risolvere il problema alla Salvini maniera dicendo abbattiamo i barconi. Allora tutti quelli che arrivano, gli 800.000 previsti da Frontex sulle coste libiche, aspetti che si imbarcano, poi li butti giù, magari se ce li dimentichiamo in fondo al mare. No, noi siamo per le soluzioni concrete alle cose. Per questo, proprio perché non facciamo propaganda ma facciamo proposte, il 18 dicembre, che era abbastanza lontano dai 300 morti dell'anno scorso di Lampedusa e a 4 mesi dagli ultimi morti, dei 900 morti in mare nel Mediterraneo, e anche lontano dalla campagna elettorale, quindi fuori da ogni sospetto, presentammo in Parlamento una mozione parlamentare che proponeva 7 soluzioni concrete che partivano dai flussi che partono dall'Africa subsahariana e arrivavano in Svezia, mi verrebbe da dire, le nostre proposte. Perché? Perché proponevamo, oltre a questa quisquiglia che hanno ottenuto, ovvero quote più un aiutino economico dell'Europa, proponevamo delle soluzioni concrete, quindi agenzia per permettere ai richiedenti asilo di farlo direttamente nei territori di partenza. Cosa significa questo? Risolvere il problema all'origine, perché se tu dai la possibilità di prendere un aereo normale, un volo, a chi ha diritto come profugo, di tutti gli altri sono tutti sicuramente clandestini. Perché? Perché chiaramente chi può parte già. Per farlo però bisogna toccare una cosa che non possono toccare, che è il regolamento di Dublino, l'accordo di Dublino. Questo regolamento, che si dimenticano di dire i Salvini, i Renzi e tutti gli altri, è stato creato, che ancora c'era la DC con Andreotti nel 90, il Dublino 2 poi firmato nel 2003 e al governo italiano non c'era mica il mega buonismo di sinistra, c'era il PDL con la Lega Nord in coalizione, firmarono l'accordo di Dublino 2, che era identico all'accordo di Dublino 3, che è stato firmato da Letta nel 2013, a proposito di Letta che mi garba. E Maroni ministro dell'interno nel 2013. Esatto, è Maroni ministro dell'interno, che tra l'altro poi ora la Lega Nord fa la campagna contro i Rom, Maroni concedeva circa 60 milioni di euro ai campi Rom solamente nel Lazio, durante il suo mandato da ministro dell'interno, quindi tanto per cambiare la logica perversa del consenso elettorale, che poi non ha nessun riscontro nelle azioni che fa il loro legislativo.